La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Braderigno. Sì, no, a me ha fatto ridere un messaggio della chat che dico, sono offeso perché non ho una ragazza. Bella. Mi ha fatto molto ridere. Molto bello il modo in cui l'ha detto. Pronto, pronto, pronto. Sono un clown, sono un clown. Oh, non ci esco nemmeno una volta, porca paletta. Un saluto a scuola sola, ma deve tranquillo. Oh. Le nostre facce dicono la stessa cosa. Sì. Due cani. Due cani. Sto cane piace a mia madre. Piace un sacco a mia madre sto cane, lo sai? Madre. Come si chiama? Yorkshire. Fa ridere il ritorno dell'audio. Non ha completamente logica. Io faccio bene il verso del cane. Vai. Aspetta, prova a comunicargli, bro. Guarda che funziona. Guarda da senti. Senti, bro, è un loop. Non sai chi sembra? Quello là, il... quel tizio là che fa il coso, dai, il direttore d'orchestra. Beppe Vesicchio? Esatto, no. Lui. Lui. Mio Beppe! Ciu Pape Mugnegno? Ma è Camilla? E Camilla adesso recuperarla sarà un po'... Non riuscirà a tornare mai più. Bravo, bravo, molto bravo lui. Sì, è bello che non l'ho buttato fuori, è uscito lui dopo che alcuna volta ragazzi è uscito. Geniale, bro. Quella roba le fa morire, se interrompete la gag fa ancora più ridere. Interrompete la gag fa ancora più ridere. Geniale, bro. Lei che cosa ti prego. Bello. Bella raga, ho una battuta. Ma sta uscendo lui? No, scusate, no, perché sento il ritorno in cuffie e mi fa morire. Sento il ritorno in cuffie mi fa morire. Ah regà, una barzelletta al volo, posso dirvela? No! Poi si risente, non lo privi, se no ti si risente dove fai. Per favore, basta. Allora, sapete cosa succede quando una donna ingoia un moscerino? Che ha più cervello e stomaco che una testa. Io non sto ridendo, Giorgia. Io sono presa e non so, forse voglio uscire. Non ho sentito niente, avevo l'orecchio tappate dal... Ma scherza. Sei offesa, Giorgia? Io ti giuro, non ho neanche sentito la sua barzelletta. Ragazzi, sto scherzando, vi prego, non mi fate ridere, perché no, sto scherzando, okay. Però mi sembra, no, posso dire una cosa, a me sembra seria, però. E Jody che cosa sta facendo? No, bro, se la buttavi fuori hai vinto, bro, se la buttavi fuori hai vinto, ridiamo tutti. Lo sapete cosa fa un, con un bastoncino nel deterano? Veterano? Cos'è una classe? No, una modalità di COD? Ma pazzesco. Di profilo è uguale. È lui. Sembra quasi fatto in 3D. Sta uscendo. Moon, stai zitto. No. Ragazzi, sta uscendo fuori, sta prendendo vita. È un cartone animato. Questo è stato pesantissimo. Questo è Pumba. Mamma mia. Sto ancora scioccato da quello di prima che...
Che si sentiva l'audio che ritornava. A me troppo fanno ridere delle cose veramente, veramente stupide. E probabilmente anche al Giudone, perché stavano piangendo entrambi. Ok. Don, mandane altri, per favore. Altri due, poi passiamo alle unpopular opinion, per chi vuole rimanere, ovviamente. Oh. Una notata, ragazzi. Quello di prima. Sì, ma era picciato in giù. Sempre Ciccio Gamer. Ma l'audio impicciato in giù. Sì, è più basso. Oh, culo, ma dato, raga. Perché è rotto? Cosa ha detto? Non lo so. Non ho idea. Meno io. Devo comprarlo anch'io. Lo devi farlo. Sì, assolutamente. E non posso. Senti quanto è profonda la mia voce, cristallina quella di Jody. Vedi, mi senti. Cazzo, voglio cristallina. Anch'io. Vuoi fare tantissime cose, anche questo. Sapete qual è il colmo? Ho paura. Ma l'hai tolto te? Sì. Rimettilo, il sommo. Se dice una cosa bannabile. Cosa sta succedendo? È impossibile, dai, è colpa del Don. Secondo me Camilla. Sapete qual è il colmo di una giraffa? Ma perché vedo tutti i rallentatori? Avere il torcicollo. Niente, Camilla ci vedeva col torcicollo, cioè col rallentatore. Col torcicollo rallentatore. Ma è Dan al mondo? No, è Vez questo, però dai. È vero. Perché è una... pure un po', forse un po' rubino. Pensavo, allora, se fosse entrato c'era la sigla della Tana del Ferito, che è il mio canale. Ah. Ok. Ma che cazzo era? Ma ragazzi, ma che era? Ok, dopo la metto la storia, raga. Mamma scusate, mia. Ho perso. Pampere. Oh, che ridere. Non l'ho capita. Vorrei dire che per fare questa cazzata mi sono dovuto allargare le cuffie di un botto e adesso non mi stanno più. Ciao a tutti. Era quello di prima, ti dice. Raga, ma a parte grande Tana del Ferito, ma scusa, Grimbold. Un uomo entra in un caffè. Per favore, qualcosa di fresco. Io non ho capito. No, è il contrasto, che di solito si finisce dicendo splash, invece lui effettivamente entra in un caffè. Telefonata. Incredibile. Ma sembra che c'ha qualcosa impiantato in fronte. No, ti giuro. No, mi dici Maurizio, che cos'è? Che cos'è? Ma io voglio comprarla questa cosa. No, dove si acquista? Fa veramente ribaltare. Dove allora si acquista? Voglio vederla nelle live di Simone in camera sua al posto del My Galaxy. No, la prima volta mi sembra. Grimbold, parla. Sei italiano? Di dove l'hai preso. Grimbold, please, talk to us. C'è scritto Maurizio. Maurizio? Sì. Magari Maurizio americano. Magari Maurizio? Padre. Are you in Erasmus? Però in americano devi parlare di Maurizio. Maurizio? Maurice? Dove l'hai preso? No. Purtroppo... No, dobbiamo scoprire dove l'ha preso. Buoni. Vero, strabuoni. Molto... Molto buoni. Molto veloce, una cosa.
queste cose lo, gli fanno, cioè, lo fanno impazzire. Sì, sì, sì. Cioè, lo fanno impazzire. Guarda, se si sentisse l'audio adesso. Non si sente l'audio. È assurdo, sembra quasi uguale. Mi sembra Grimbaud. Lui? Mi fanno molto ridere. Parte la mia tartaruga defunta, perché non lo sapesse. Quindi... A me queste cose fanno ridere, però resisto. Non so perché, non lo so, ragazzate, ancora più stupide. Ma avete mai mangiato la minestra con una forchetta? Perché... Giorgio sta ridendo. Sebastiano? Pronto! Pronto! Ma se... Sebastiano, sai chi è Marco Poci? Ecco perché i capelli sono quelli. Esatto. Sono io. No. Un saluto a Grimbaud. Ah, imitare un ragazzino. Oh! Ah, eccolo! Dove l'hai preso? Dove l'hai preso il... No, era di mio nonno, in realtà. Merda, quindi è artigianale. Eh? È artigianale, cioè è un pezzo unico, non è che lo puoi prendere su eBay o cose così, o in qualche... In realtà non lo so, devo chiedere a mia mamma, perché mio nonno... Cerca testa con lampadina. No, aspetta, aspetta. Testa. Cosa è successo? È andato via Grimbaud perché stava per ridere, probabilmente. Però anche mio nonno, anche mio nonno. Tutti e due. No, ma non riesco a respirare. Sono qua. No. Ma anche pure io, purtroppo. Che cosa? No, che non c'è più il nonno di Grimbaud. No, anche il mio. Mi spiace. E poi in realtà dovevo fare il video alla testa, ma dovevo fare anche una barzelletta che non sono riuscito a dire perché non riuscivo a parlare. No, ma zio, quella testa è una cosa veramente... Vuoi raccontarci la barzelletta? Sì, allora, una gallina alza una zampa, alza l'altra, cade. Chiaro. Effettivamente, grazie, bro. È fisica. Sì. Mi si sta per spegnere il telefono. Questa Samsung? È una scusa, però, eh? No, ce l'ho all'1%. Quindi Samsung. Raga, si è spento. Sì. Ah, stava facendo la mossa di Naruto, raga. Si è teletrasportato. Metti la mossa di Naruto. Aspetta, no. Aspetta. Fa che rimanga, fa che rimanga. No, metti quello... Oh, no, quello che è tipo... Oh, no, quello che fa... aspetta, devo trovarlo, devo metterlo su Firefox. Che aspetta, Naruto Noises. Aspetta. Naruto Noises. Tipo quello fa. Oh! Ma hai capito? Guarda, tipo il sumo. Eccolo. Aspetta. No. Mangekyou Sharingan. Katon. Kokakyu no jutsu. Eccoci qua, è uscito. Ma l'avete sentito? Sì, l'avete sentito. Sì, 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 sì. Ah, Sunrise. Bellissimo. Sì, è vero, divertente. Era un bel ragazzo. Camilla? Come faccio a rifarla entrare? Ma c'ho sempre lo studio pieno. Appena la rivedo la butto dentro. Pier. Ragazzi, allora vorrei esprimere un parere che non so se potete condividere tutti. Adesso lo esprimo. Mi siedo solo sulle panche. Tutto sembra più distante. Sono il Shadow Chloe Ambers, vedo il mondo così.